20 ottobre, giornata mondiale osteoporosi. La malattia è caratterizzata da alterazioni della microarchitettura del tessuto osseo, che predispongono a un alto rischio di fratture spontanee o indotte da traumi anche minimi. Definite fratture da fragilità, interessano vertebre, femore, omero, polso e caviglia. Si stima che nel nostro paese l'osteoporosi colpisca circa 5 milioni di persone, di cui l'80% sono donne in postmenopausa. Dopo i 75 anni ne soffre il 42% della popolazione, con rilevanti conseguenze in termini di disabilità motoria e con elevati costi sanitari e sociali. Tra i principali fattori di rischio modificabili vi sono lo stile di vita, l'alimentazione, il tabagismo. La prevenzione primaria è ancor più importante. Il tessuto osseo, infatti, si sviluppa durante l'infanzia e l'adolescenza per raggiungere intorno ai 20-23 anni il picco. Per costruire l'osso in età pediatrica è molto importante l'assunzione di calcio e vitamina D, che necessita di appropriata esposizione alla luce solare.